Quello che oggi in conferenza stampa con i consiglieri comunali di Civitella Casanova, Uniti per il Territorio, abbiamo voluto denunciare è una storia che ci sembra veramente difficile da digerire. Il 2 marzo del 2022, su una loro richiesta, vado a Civitella Casanova per visionare questo stabile, un ex porcilaia, ormai in stato di abbandono, che aveva dato tanto lavoro anche a delle famiglie di Civitella Casanova, e che purtroppo si trova in questa situazione, con i capannoni in amianto completamente deteriorati. Scriviamo alla ASL, all'ARTA, alla Direzione Regionale Ambiente per chiedere un po', per verificare se ci sono procedimenti in corso per la bonifica. Ci mandano tutta una serie di documentazioni che testimoniano come il sindaco nel 2006, il sindaco di Civitella, avesse eseguito parte della bonifica con una specifica ordinanza. Poi continuiamo a scrivere a questi enti fino a che l'ASL ci risponde, l'ufficio igiene dell'ASL ci risponde qualche settimana fa dicendoci che lo stato di abbandono di questi manufatti è pericoloso per la salute degli abitanti di Civitella Casanova. Sorge a poca distanza da un insediamento popolare e a poca distanza dal paese di Civitella. Per questo che noi oggi abbiamo voluto scrivere questa lettera. Lo scriviamo alla forestale, ai carabinieri forestali, che sappiamo essere particolarmente attenti e che ci hanno aiutato a risolvere altre situazioni molto simili, per chiedergli di intervenire. Quello che c'è a cuore è esclusivamente la salute degli abitanti di Civitella.